V-Rising, V-Rising. Sentite, io sono molto curioso di questo gioco. Lo porterò anche oggi in live su Twitch alle 14:30. È un semi-MMO. Non è proprio un MMO. Vediamo se ne vale la pena. Comunque è un co-op online, c'è il PvP, c'è tutto. Ovviamente, che ti pare che ci sia l'italiano così? Perché siamo dei figli di puttana. C'è anche la chat. Mettiamola piccola, così non vedo gli insulti. Online, ecco, vedete? Privato. Nome del mondo. Amo i piedini piccini smaltati di nero e pure puzzini. Ah, c'è anche la grandezza del clan, fino a 10 membri, ok. Password, admin, solamente i veri nerd capiranno. Sì, si possono fare, ok, dei server e giocare insieme a tutti quanti. Vediamo se è bello, giochiamo insieme, ragazzi. Se vi state chiedendo, ma Ed, ma sei impazzito? Cioè, hai comprato a 20 euro circa un gioco con visuale isometrica, a te fanno schifo la visuale isometrica? Sbagliato. A me fa schifo quando l'isometrica non si può girare, mi sento soffocare. O come lo Stark decide di avere la visuale o sulla luna o sui germi. Ah, e se vi piace, ovviamente, fatemelo sapere che con 150 like porto il secondo episodio. E in più gioco un altro mondo tranquillo in live. Serie? Chissà. Cosa fai? No, ma... Dio, por... Che strano il PG. Sacco di tonalità un po' anche abbastanza inutili. Mi piace anche il fatto che sia low poly, però un low poly... Madonna, che creepy! Ma c'è qualcosa che non sia inquietantissimo? Perché siamo dei vampiri. Se mettere anche gli occhialoni... Kazuya? Ma... E Yachi? Interessante. Rotta la telecamera. Perfetto. Premi spazio per svegliarti. In una tomba. Ok, il feedback mi piace. Attaccami lì. Questo fa 200 danni magici. Cos'è questo, il Perry? Blocca gli attacchi corpo a corpo e i proiettili per 1.5 secondi. Sì, tipo un Perry. Mangia! D'accordo. Abbiamo anche la schivata, credo. Sì, elude nemici vicini per 2.2 secondi. E facciamo anche più danno. E questa invece è la luce del sole. Da quanto ho capito, se vado al sole piglio il cazzo. Brucio. Come gli ebrei. Calmi. Scusa. Chiaramente non ho detto quello che pensate. L'ambientazione sembra essere molto carina, suggestiva. Nemici? Prova hitbox. Perfetto, vabbè. Possiamo craftare una spada perché ho preso le ossa. Perché è un ratto? Posso mangiarlo. Sto craftando. Con la spada va decisamente meglio. Ah, in realtà manco devo ucciderli, cioè li prendo automaticamente, tipo un loot. Crafto un anello d'ossa. Mi dà più 5.2 spell power. Voglio provare il counter. Minchia! Posso anche raccogliere le fibre delle piante. È tutto distruttibile. Donna, dà un sacco di gusto. Anche gli alberi. Ok, ci fa craftare l'equipaggiamento. Però per i guanti e le scarpe ci servono la pelle di animale. Un po' lentino il crafting. Provo a mettere in coda. E parte automaticamente dopo. Ma nel frattempo posso fare altro? Ah, ok, mentre craft posso fare i cazzi miei. Ok, buono. Bravi! Cioè, quello era mangiare il ratto. Sembra che me lo sto scopando. Cioè, mangiando i ratti accresco questa piscina del sangue. Contenitore. Cos'è? Posso farmi mordere? Da qualche amico? E posso usare questo? Ok, per curarmi. Meccaniche peculiari, mi piace. Beh, comunque l'incipit è nuovo. Vedete, il fatto che la telecamera si giri in totale tranquillità e che puoi regolare di molto la distanza o comunque giocare abbastanza vicino, a tua discrezione, è molto libero. A te la notte, ti piaceva succhiare? Sangue, chiaramente. Ho un lupo.
Sto bevendo il suo sangue. Cattivissimo. Proprio mi nutro delle povere creature. Sono un figlio di puttana. Mettiamo questa in coda. Non vorrò mai più farlo. Non è vero. Dammi il tuo sangue. Sono il re della foresta. Ok, dobbiamo craftare l'ascia e tagliare tre alberi. C'è un po' di spasmi, normale. Ha le doppie asce. Ma funzioneranno anche come attacco? Vediamo quanto danno fanno. 5 e 2. E il 25% di danno contro gli alberi. Questo fa 5 e 2. Ah, la spada è migliore per la vegetazione. C'ha senso. Possiamo anche ripararla usando un osso. 2. Il sole è sorto? Quindi? Comunque, ecco, la mazza mi serve per picconare le rocce. Però quale rocce? Queste. Ok, si vedono quali sono distruttibili e quali no. Cosa è successo? Aia, il sole! Il sole! Mi nutro. Pericoloso. Cioè, praticamente è il mio gioco. Cioè, io pure sono così. Nella vita reale. Non ho troppo sole. Porca troia. No, sono... Ehi! Bello che è in inglese, però poi prende il computer, la data e il giorno in italiano. Cosa è successo, ragazzi? Non ho perso nulla. Ho solo più incazzato di prima. No, ho perso tutto, invece. Però forse io posso recuperare andando qua? Ma c'è il sole, Dio! No! Dai, porca troia, mi serve essere nell'ombra. Forse c'è modo per proteggermi dal sole. Tipo un ombrello, qualcosa... Sì. Ok. Ok, non è così punitivo. Posso costruire? Costruisci e interagisci col castello. Ma quanto è grossa la mappa poi, scusa. No. Guarda che Chad. Pieno di figa. Piedini smaltati per me. Aspetta un attimo che venga notte. Sono le 4. Verso le 7. Fortuna che è inverno. Cioè fa buio dalle 6... alle 9. Che posto di merda, è sempre buio. Meglio per me, certo. In ogni gioco siamo abituati a stare attenti alla notte. Qua siamo abituati a stare attenti al giorno. Come sovvertire le regole. Ho imparato prima a dire sovvertire, quindi dovevo usarla per forza in un video. Ah, con P abbiamo il clan, possiamo anche crearlo. Surrenda. Chat. Ciao, raga. Oh, il cazzo, sono da solo, è vero, ho messo server privato, sono una sociale di merda. Cerchiamo un posto dove costruire. Oh, guarda, uno mi ha risposto. Sento solo. Ah, guardate, territorio degli orsi. Carta. Campo dei banditi. Ok, possiamo mettere il pin, certo che possiamo. Ragazzi, funziona tutto alla perfezione, non posso dire veramente un cazzo di sto gioco. Fatto una strage sto orso. È un orso cinghiale? Ragazzi, il counter. Mi fa comunque male il counter. Non parla al 100%. Vieni qua che mi prendo il 57%. In realtà non conviene. Guarda, so carico. So carico come la me. Oh, sono degradi, posso andare oltre. Più mi feed, più vado. Quindi adesso sono livello 2, cioè 10/25 incrementa la resistenza al sole. Poi abbiamo il 10-20% di danno ridotto. Calmi! Perché è vero che tu puoi assorbire vari potenziamenti di pull. Però dovresti anche usarli per curarti. Quindi sta a te non farti colpire. Ma col cazzo che mangia... Oh, guarda lì. Devo stare proprio in questa striscina d'ombra per non bruciare. Zona perfetta per costruire. Mi dice pure quanto più o meno ho di spazio approssimativo nelle vicine zone. Boh, proviamo. Possiamo costruire qua intorno. Carino, la mia dimora. Mi sento un vampiro al sicuro adesso. Ti è premuto per dormire. Ma se dormo arriva il giorno. Craftiamoci una chest. Costruisci e interagisci con una segheria. Cazzo, è enorme. Ah, una bella sega prima di andare a dormire. Sto registrando che sono le 1 quasi. Ci becchiamo tra poco in live con questo gioco. Link qua sotto. Con tanto di orario. 150 like. Ho letto un prossimo episodio. Se no lo porto tutto su Twitch. Vi ringrazio per la views. Dove si saluta. E noi ci becchiamo a un prossimo video. Ciao.
Ehi, ciao! Ti consiglio di guardare gli altri video. Fallo!